A Milano è in corso una procedura molto particolare che si chiama inibitoria urgente, indetta da 11 cittadini di Taranto, tra cui un ragazzino piccolino e affetto purtroppo da una malattia rarissima, Andrea, che conta solo 8 casi nel mondo. Mamma mia. Questa attività, questa inibitoria sociale, questa inibitoria urgente chiede sostanzialmente il fermo delle attività della fabbrica ed è un'azione che precede la famosa class action, sai, quelle azioni di massa che ogni tanto si vedono anche nei film in cui c'è tutta la popolazione contro una multinazionale, certo, o qualcosa del genere. Ecco, in corso questa cosa. Noi abbiamo al telefono con noi l'avvocato Ascanio Amenduni. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Buongiorno. L'avvocato insomma rappresenta insieme a un suo collega questi 11 cittadini che hanno avanzato questa azione. Ecco, vorremmo che magari in parole semplici ci spiegasse che cos'è e come funziona questa inibitoria urgente. Beh, si chiama azione inibitoria collettiva. Collettiva, ok. Qualunque persona che abbia un interesse a far cessare degli atti e dei comportamenti di imprese pubbliche o private che creano pregiudizio a una pluralità di persone, come nel caso di Taranto, può chiedere al giudice di far cessare queste attività. Ok, quindi nel caso particolare l'attività, immagino, è quella dell'aria a caldo di tutta la fabbrica. L'attività della fabbrica. Sì, l'attività della fabbrica, cioè okay, delle acciaierie d'Italia, sì, dell'Ilva per intenderci, perché sono causa di emissione e di immissione di gas a effetto serra che sono dannosi per la salute, per la salubrità ambientale e per il clima. Noi abbiamo proposto questa azione l'estate scorsa e dopo la proposizione ci sono venute in aiuto alcune circostanze molto importanti. Una è recentissima, quella della risoluzione dell'ONU, un rapporto, sì, dell'ONU, il massimo organismo internazionale, che individua Taranto tra i 30 siti più inquinati d'Italia per colpa delle acciaierie, secondo il rapporto. Taranto è individuata come zona di sacrificio sfruttata insieme ai suoi abitanti per le finalità industriali. E l'altra, adesso, avvocato? L'altra è quello che stavo dicendo, quello che stavo illustrando, è che nel frattempo la nostra Costituzione italiana si è arricchita agli articoli 9 e 41 di un fattore molto importante. La Repubblica, oltre a tutelare una serie di valori fondamentali, adesso tutela anche l'ambiente e non solo l'ambiente, ma anche gli ecosistemi e le biodiversità, quindi anche il clima. La Repubblica è intesa anche come i magistrati della Repubblica, nel senso che oggi, alla luce di questa modifica della Costituzione, non esiste più un bilanciamento tra diritto a un ambiente salubre e diritto al lavoro o diritto all'attività industriale. È quello che ci ha detto, per ricordarlo a chi ci ascolta, è quello che ha detto la Corte Costituzionale nel 2013 a proposito del decreto Salva Ilva. Sì, però quella Corte oggi dovrebbe dire... No, tra l'altro aveva dato un tempo all'epoca. Che non, sì, non c'è disatteso. Un tempo che è scaduto, certo, senza che sia accaduto nulla, nel anzi, senso che le emissioni continuano, quando c'è il wind day il vento porta nei polmoni e nelle case dei tarantini una pioggia di minerali nocivi e questo anche tante ancora, altre sostanze dannose. E anche tante altre sostanze. Avvocato, siccome siamo in chiusura, io le devo fare una domanda, ecco, gliela faccio, sì, ma veramente brutale, come se fossi l'uomo della strada. C'è un processo penale, un maxi processo penale in corso che è ambiente svenduto, che è al primo grado. Sì. Ci sono state diverse iniziative, tra cui per esempio l'ultima del TAR di Lecce che aveva accolto l'ordinanza del sindaco e poi il Consiglio di Stato che ha cambiato opinione. In passato ci sono stati tanti altri procedimenti penali con, diciamo, anche dei dissequestri in Cassazione particolarmente risibili, se posso, ma adesso perché una nuova iniziativa giudiziaria di questo tipo, a che cosa può portare? Glielo chiedo, diciamo, mettendomi dalla parte degli, certo, sconfortati, di chi ascolta, ecco, e che ha seguito tutta la vicenda anche. Allora, è come tentare di scalare la montagna da un versante diverso, non quello dei rapporti tra lo Stato e l'Ilva,
ma quello della situazione di chi subisce, perché c'è questo nuovo istituto dell'azione inibitoria collettiva che si pone nell'ottica di chi soffre un pregiudizio alla salute, al clima, alla salubrità ambientale, a tante altre cose. È un nuovo istituto, si chiama azione inibitoria collettiva, noi l'abbiamo voluto azionare proprio a disposizione della situazione dei terzi. Avvocato, e i tempi quali potrebbero essere? Allora, i tempi sono relativamente brevi, perché questo istituto si svolge con la procedura della Camera di Consiglio, per cui il verdetto, positivo o negativo che sia, può arrivare molto presto. Chiaro. Okay. Prima di un qualunque giudizio ordinario. Questo è un altro dei vantaggi di questa nuova procedura. Va bene, seguiremo questa vicenda e cercheremo insomma di raccontarlo a chi ci ascolta. Grazie all'avvocato Ascanio Amenduni, avvocato insomma che rappresenta genitori tarantini ETS e gli 11 tarantini che hanno proposto questa azione. Grazie mille. Buona giornata. Grazie a voi.